E che si sta da San Francisco? Mezzo litro! E tu, impara da giocare piuttosto! Fresca mamma! Allora mo tu me la saresti pure senza gare me l'hai avuta! Se ordini un altro mezzo litro! E io con te come ci giocaria pure la possidenza! E allora imo su! Celega! Celega! Che stavo essi capituccio e chi io Don Antonio? Mo arriva uno buono, se bevaria tutto io fosse carpena e pompa che manco se ci vengo corto. Dai proprio la saccoccia fatta a Ciammaruca. Buonasera, compare Parapà. Buonasera. Com'è ma sera si tardato? E già stai a pensare male. Sono stata alla stalla a Paià e mentre ne veniva mi ha chiamato mio compare Benedetto Farzino. E non che io sono aiutato. Sa, c'è se stai a Vandalasena. Porommino, stia su io. Pollitro o polletra? Muio, compà. Sono fatta una fatica. Stia proprio messo male. Mogli ma buonale, ma no. Diceva sempre che durante le novene natali a tocca fa ogni giorno un'opera buona. Certo, mogli era brava, Però fino a mezzogiorno, perché quando cominci a beve e reggi ha più un corpo che un coglio. Me la fate passare, però te ne carichi chi io vizio, perché era proprio una lavorantona, a zappà, a sementà, a sparare io stabio, era meglio il nomino. E poi quando era bevuto mi teneva proprio allegro, sa. Oh, alla fine di un mese, sono già 15 anni, sia benetta l'anima in tuo riposo. Angelica! Hai detto Don Mariano che ci mandino fiasche di vino? Hai detto con l'acqua, ce la mette isso? Si è imparato pure a intrigarci, prete, mo! A solita, che bella educazione che ti ho i preti! E lascia per te stare zitto! Ammazzate come si storbutica. Ragazzi, mi chiedo un bicchiere vino. Vecchi, che dopo ci rimettiamo l'acqua. Con la stricchinnina. Occhio che parole sono da sentire. Sto figlio dei preti, sette chiappo. Sette chiappe? Sono tre cuoie e mezzo. Te posso non ne parlare sentire che la stirina di mammita. Cioè, a essi lo via Don Mariano lo vino pesce la messa. Ma che si manco? Sa manco che quello i preti se lo fa da suo. E perché allora? Ha mandato a Pialovino. Lo tenne da tagliare i giovanotti che stavo a fare io presepio. Don Mariano non è tirchio e agli riazzi che gli aiutano alla chiesa ci fa sempre che è festa. C'è la ficeria e la festa agli preti. Io porco mio che altro giorno. E che sono che ci rende? E che sapevo io che tassavo caccia da miciotta ci riescono tutte queste zozzerie. Ammazza delle lingua cattiva, compare capitù. Lo sa che c'è anonimo? Preti, monache e passari, a Don Caviti, ammazzai! E te pure io coraggio rammentare me nonnito tu. Solo quello che ha fatto passare a che la santa femmina nonna da Bonale, ma... Se non stai inferno nonnito, a me, io padre eterno, ma la fanno paradiso a parte. Compare Parapà. Pure tu ti metti a difendere i preti. Vabbè che va ogni giorno alla messa. Vabbè che Don Mariano ti ha fatto pigliare la pensione. Mammi, che mi ha fatto? Sta solo aspettando di portare magliardi ripizzuti. Ma io ce l'ho subito a figli miei. Se a quando tenessero da chiamare il giorno che mi stonco per morire,
dopo ci riesceria da spirito per scucciarci le froci. A tocca vedere se potevo permesso il diavolo per venire a scucciarci le froci. Mo parla una buona io. Se te vuoi all'inferno, tu a dove eri stai? Agli inferni e ienni? Ne si fatte più tune. Io so sempre lavorato per campà. Come si è lavorato? E come si è lavorato? Per tutta la vita si puliti i bicchieri e saccocci. Perché siamo che ci renda? Ognuno risponde delle azioni sei. Mo stiamo a parlare di arciprete. E mo si vuoi a finire la comare incendio. Ce ne stai gente che ci vuol bene a Don Mariano, E ne accorgivo il giorno che se ne tenessi da file. Se conosci porco se ne è morto. A occhio che mi tocca sentì poretta mi. Ma pure hanno porco mi assomigli Don Mariano. Ma che vi siete ammattiti tutti quanti, ma di toi. Ma allora, proprio gli vedi preti come sta orassi. Nonni Mucea, preti, frati e polli, non son mai satolli. E se sbagli mica sa. E se posta a stoccare la lingua, compà. Stavo bene, perché stavo un grazie di Dio. Mica te pon grassa tu, che sta sempre a pensare come fregaio prossimo, Insomma, lo sa che ti ho dato che c'è il lavoro. Beh, sputa io. Ma non io vidi Don Mariano, sempre de corsa, con la cofra nella carci in coglio. Sempre aggiustando le chiese nostre. Veramente Don Mariano che io vedi ci tu. Perché la carci è più quella che si mette addosso che quella che porta dentro la cofana. Ma non sono sorti degli afilani qui! Adda come sei stupido, compà! Ma i sorti la gente gli ha le persone che non si gli mangiano, che gli adoperano per farlo bene. Mica degli potarino io a te, Tu gli manderesti tutti quanti a mezzi litri a quarti! Dici facessero a quarti! E osaggio! Che gli afilani si comportano male con Don Mariano! E a tonca se scarica l'asino, ci rimane sempre un duro. Alla speranza tea, se caricaria che vuota che l'asino. Paga non c'è. E me ne vaglio. Case no, ma sera mi comprometto. E certa gente ci rola riapropria Nerone. Ha ragione purissimo voi. Mo stavo a fare presepio, no? Beh, già ci stavo a mettere una bussola per gli bocchi innanzi, tranne con me che. E poi i preti, se la fa troppo con gli ricchi, chi si pensano? Se ci vuoi braccia all'inferno, soffrano di meno, perché già sono abituati a soffrire. Invece, se ci vuoi i ricchi, chi gli strigli vi ci arrivano sentì fino a un paradiso. E Don Mariano sti Maria, se certa gente però non facesse manco entrare alla chiesa. Ma te lo immagini la notte Natale te rendra alla chiesa una persona con la pelliccia di visone a coglio storto e te si mette a cantare e vieni in una grotta prima al cielo. E magari essa sta sua. Gelega! Gelega! Sta essi che io disgrazia Don Maritimo, Adesso l'acqua. Bene! Santa Barbara e Santa Elisabetta! Te pozza, piglia una paralisi secca e io go! Sto disgraziato magna va a tradimento. Le 5.000 lire che stiano nascose sotto io mattone anzi io fuoco. Chi se le ha pigliate? Adda
che è successo in genere? Capito? Te conosco da quando eri piro e quando ridune. Oh, mi si fregato, mi stavi fregato. L'ultima volta che pigliai la pensione, pure io ho nascosto certi bocchi sotto un mattone a segno fuoco. Mo ci teniamo da sta che decine mila lire. Vesi oggi ce ne sono trovate solo 5.000. Guardi che io sono sbagliato mattone. E tu ne ti si guadagnate 5.000 lire. Comare c'è, portaci un bicchiere vermut a moglie, mamma. Che questo ci piace. Assetta, dei felì. Camore in monzuno. Ma che si matto, capito? E la cena la prepari tu. E poi tengo da alla messa io. Per diavolo l'acqua santa. Ma ci sei stata mai alla messa tu? Ma de mai ci sono stata per me. E mazzera ci revaio per te. Ma non lo sa tu che penso pure all'anima tea. Atta come doglio, Befili. Stimo sempre a litigare, ma da quando ne siamo sposati non ne siamo mai collegati infoiati. Così che mi piaci, compare, capito? Non ho mai sentito dici parole belle come Massimo. Perché le ha proprio che te le hai riscordate. Ma capituccio mio mica è cattivo, lo va a fa vedere. Sì, ta felì. Quando va a Pasqua va sempre a San Benedetto a confessare e comunicare. Sarizza alle 4 la mattina e prima pranzo sta sempre a casa. E io ci preparo due patoste e un bar di pizza alla padella. E questo si porta sempre la solita copelletta dei tre foglietti. Tre fogliette la mattina presto, compare. Allora i preti a digiuno. L'ultima volta che cine lo fece assaggiare pure a No Monaco. E che io quando l'ebbe bevuto mi disse: figlio mio, se fossi buono come questo vino andresti in paradiso con tutte le scarpe. E Dio lo sa che ci rispose. Zifra, me le son mai potute permettere le scarpe in vita mia. E tu mo, con quelle vecchie, me ci vorresti mannà pure in paradiso. A te le risate che si feci. Compare, capi tu. E a chi sia fine mai ci si è confessato. Come? Ci sta confessato, dei recurti. Mo fa 3 anni. Quando ci venne che io un surdo, Don Mariano scappa subito e Capituccio faceva finta di dormire. Io ci prete rivenea e Capituccio dormeva sempre. Ma una sera... E so sì, una sera, compà, mi si ripresenta con un libro innanzi. E feci subito finta di dormire. Ma quando mi sentì leggi a porta inferi... Mamma mia che paura mi messi, tremia tutto, le spalanca gli occhi e mi confessa e comunica, che tenia da fare? Assettate con mare felì, sono proprio contenta che mi sei venuta a trovare, beata di che puoi sempre alla chiesa, a queste nostre belle due novene di Natale e puoi parlare pure con le commari, e io invece, poretta mi, tengo da sta sempre a combattere con gli imbriachi. Assettate, camassera offro io. Vitti com'è? Come mi sento buono pure io, non c'è un bicchiere vermute. E poi compà, a essi, per Iffo per Affe, siamo tutti compari. Chissà i giorni che io padre te non ne manna, no? Mi teneremo da passare, tutti sto sì. Bevate. Alla salute! Alla calata! Compare Parapà, perché non te ne sposi la comare angelica?
Essa ci guadagnaria perché trovaria un aiuto per il locale. E tu te ne rischi di fare le pulizie. E può sempre mangiare un'oreta. Specialmente la sera con sto fritto. E io ci staria. Ma essa itto, che non può essere. Che mo siamo vecchi. Che quando lo rialzo non la so voluta. Mannaggia le male lingue. Perché chi io matrimonio no? Io rovinerò le lingue cattive. E perché non può essere come Maricella? Mo siamo vecchi, e poi la gente, e poi chi sto da una nora. Io figlio no è bravo, a donca mi incontra, è sempre prima vista a salutarmi. Ma chella, non ha visto che mi cammina a cuoio ritto? Questo è quello storto, capito? Dove? Che cioè, sono 10 anni che te lo ripeto. Per te vorrei sposare. Ma sera non me ne rivaio se tu non mi hai una risposta. O bella sì o bella no. Tu dici che non può essere, ma io dico che da te poter essere. Su, comà, decidate, mica siete proprio vecchi, eh? E poi con l'aiuto di Dio. Si sta a raccrisciare la carne. E vabbè, papà, ma basta che non riuscite a nessuno, eh? Ciao a tutti! Che Dio vi benedica, che pozzate sempre d'accordo. Che pozzate fa una ponte figli! Comare Felipe, Massimo vecchi! Addio niente è impossibile! Tenete da sapere che Santa Elisabetta non poteva avere figli, eppure Dio ce ne manda uno che valeva per 100! San Giovanni! Compare Parapà! Alla vecchiaia! Ho finito pure che ti toccare come zazzappà! Vabbè va! Sarà quello che Dio vorrà. Tanto, mo voglio subito Don Mariano. E mo che ci pensano? Proprio alla vicina di Natale, magari di notte, andate a sposare. Mi raccomando, per testimoni ci siete voi, eh. E chi io giorno, siamo tutti in su a pranzo a casa, ma. E offro io a tutti quanti. E tu, capi tu? Che io giorno te confissi e te comunichi e te remitti agli vei di Dio. Casaria pure ora, mo. Arrivati a questo punto, chi vi puisci più di noi? Anzi, mo che ci ripenso? Tengo da tenerne ancora certaro ci sanese vecchio vi ha schettato con l'olio sopra. E me ne tocca portare a Don Mariano. A meno per pagarci tutti i passi che feci quando stette male. Mi raccomando allora, mi raccomando, fino a che io giorno non ve ne resciate con nessuno, eh? Chi se stocchesse la lingua a chi parla? Magari. Già, lega! Reacco devo fiasco iubito. Papà! È vero che mo te ne pigli in gele? Noi stiamo già a preparare i campanacci. Chi ragazzi? Ecco di 1000 lire, eh. E se non parli, quando mi sirvi la messa da sposo, te ne regalano 1000. Vabbè, vabbè, grazie parapà. Te lo giuro che non parli. Se risposa, va la paga, congelica! Se risposa!